Caro Luigi, parliamo della squadra di Castellammare. Castellammare, la Juve Stabia. Sì, sì. Allora, chiaramente ha perso in casa col Frosinone 0-1. Sì. Il discorso è questo, è che noi abbiamo perso dei soldi, perché avevamo giocato, avevamo persi pure a pranzo con Lecce, eccetera. Sì. Però ad avvalorare questa cosa li abbiamo persi, perché comunque io ho detto sfruttiamo il fattore casalingo, la Juve Stabia in casa mena a tutti. E invece il Frosinone, che comunque veniva già da una vittoria importante contro l'Empoli 4-0, sì, che comunque aveva anche rischiato di passare il turno di Coppa Italia, perché negli ultimi minuti comunque sì, solo per i rigori degli ultimi minuti, quindi... esatto, continua questa sua mini striscia positiva che ha iniziato andando a vincere su un campo difficilissimo come quello appunto della Juve Stabia, con un bellissimo gol di Beghetto di sinistro, anche se portiere russo, insomma, quello è il palo tuo, la palla avevi anche toccata. Secondo me poteva fare anche un intervento un po' più convincente, eh? Sicuramente. Però diciamo che il Frosinone ha poi legittimato la vittoria con almeno altre 3-4 situazioni importanti, tra cui due pali, uno di Dionisi molto bello, dopo che si era liberato sul versante sinistro dell'area, rientra sul destro e becca il palo dall'altra parte, e un'altra nel finale con Ciano, che si libera invece sul versante opposto, scarica di sinistro, la palla prende un effetto un po' strano, tipo un tiro a banana, il portiere ci capisce una mazza e la palla termina sulla traversa. E poi, nel finale, un calcio di rigore che lo stesso Ciano trasforma, nel mezzo altri tiri, comunque Dionisi si è mangiato altri gol, eccetera. Per cui alla fine dobbiamo ammettere, noi abbiamo tanti sì, iscritti della Juve Stabia che ci seguono, però ragazzi, dobbiamo ammettere che oggi effettivamente il Frosinone è stato un po' più convincente di voi, soprattutto sotto porta, che poi è l'elemento essenziale per vincere le partite. Abbiamo perso la scommessa. Abbiamo perso la scommessa, quindi ci dovete rimborsare. Però credo che il Frosinone alla fine sera sia meritata. Un saluto, una buona serata e sempre calcio pazzo.